tutte, oggi sono qui con voi per una review monomarca e in questo caso la marca in questione è appunto Natura Equa. Un paio di mesi fa vi avevo fatto il video per mostrarvi i prodotti che mi erano stati mandati dall'azienda, ve lo linko sia qui sopra che nell'info box. Mi erano stati mandati quattro prodotti, sono 2 mesi che li sto utilizzando, alcuni sono anche quasi agli sgoccioli, per cui penso di essermi fatta un'idea sufficiente per potervene parlare. Di alcuni prodotti vi ho già parlato qua e là, ad esempio nel video sulla mia skincare routine, per esempio. Vi ho già parlato abbastanza approfonditamente della filosofia di questa azienda, quindi vi rimando appunto al video di collaborazione, diciamo. E parto subito con il farvi vedere un prodotto di cui vi ho già parlato, per cui non mi dilungherò perché questo contorno occhi per borse e occhiaie ve l'ho messo in un video di bocciati. Quindi vi metto anche il link a quel video qui sopra e anche nell'info box perché così non mi sto a ripetere. Per fare il sunto, se sentite rumori strani è la gala che sta starnutendo. Dicevo, per riassumere, packaging no, no buono, sembrava quasi che la pompetta non funzionasse, ma soprattutto il prodotto al suo interno per me, per la mia pelle, non va bene perché in questa zona mi faceva uscire piccoli brufoletti, imperfezioni. Inizi di grani di miglio, quindi per me questo prodotto non va bene. Come vedete, ne ho consumato un po' meno di metà e dovrò assolutamente regalarlo a qualcuno perché appunto per me non va bene. A quello che ho già detto in quel video di bocciati, aggiungo che dal mio punto di vista non fa granché per sgonfiare eventuali borse, occhiaie piuttosto pronunciate. Quindi per me questo è un prodotto no. Un prodotto che invece mi sta piacendo tantissimo è questo tonico alle due rose che qui vedete nella boccetta vuota, ma in realtà non l'ho ancora del tutto finito perché lo riversavo in questo spruzzino, l'ho versato praticamente 2 volte e mezzo circa in questo spruzzino perché per me spruzzare il tonico sul viso piuttosto che tamponarlo col dischetto, non so, piace di più, mi è più comodo e quindi man mano che questo si svuotava lo riempivo, questo è quello che ne rimane. Quindi ne ho consumato, come vedete, diciamo i 2/3. Questo tonico che è in questo packaging fatto in plastica vegetale al 100%, ricavata dagli scarti della lavorazione della canna da zucchero, mi sta piacendo tantissimo, ve ne ho parlato nel video appunto sulla mia skincare routine. È fresco, lenitivo, leggero, ha un delicatissimo profumo di rosa, per cui come vi ho già detto, anche se non vi piace particolarmente il profumo di rosa, questo va bene lo stesso. Per voi perché il profumo è veramente molto molto delicato, non è un profumo troppo intenso o invadente. Mi piace molto l'effetto che lascia sul viso e quindi per me questo è assolutamente un prodotto sì. Tutti gli altri veramente di cui vi parlerò sono prodotti sì, solo il contorno occhi a me non è piaciuto granché. Altro prodotto che mi sta piacendo tantissimissimissimo è questo scrub corpo al caffè che come vedete anche questo è abbastanza consumato. Anche questo tubo in plastica è in plastica vegetale appunto. Questo magari vi faccio vedere un po' dal tubo che è un po' zozzo, scusate. Comunque, vedete? Questa è la colorazione, quindi un marrone molto 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 intenso. E la parte meccanica scrabbante è data dalla polvere di caffè, per cui sono granellini piuttosto sottili, ma che comunque fanno sentire il loro effetto. Il profumo è un buonissimo profumo di caffè che io, soprattutto facendo la doccia la mattina, trovo molto risvegliante ed energizzante, quindi veramente molto molto piacevole. E la parte cremosa dello scrub comunque va a idratare molto bene la pelle,
Per cui uno scrub efficace dal punto di vista appunto dell'azione meccanica, ma contemporaneamente delicato, perché la parte cremosa comunque idrata e protegge la pelle, quindi posso parlarne solo bene di questo prodotto. Altro prodotto che mi sta piacendo tantissimo, ma ve l'avevo già detto ancora avendo provato prima del full size il campioncino, che è eccolo qua, è appunto la crema per il viso purificante e opacizzante. Anche questa la sto utilizzando prevalentemente la mattina, come vedete, non so cosa riusciate a capire, comunque insomma anche questa è bella utilizzata, ma nonostante io la stia utilizzando da 2 mesi, penso che mi durerà ancora parecchio, perché ne basta veramente poca. Si assorbe molto molto velocemente, lascia la pelle idratata, opaca, ed essendo da 2 mesi che la sto utilizzando, vi posso anche dire che ho notato effettivamente anche una certa azione purificante, perché è veramente da tanto tempo che non mi stanno uscendo grossissime imperfezioni, ma neanche piccole, a dire la verità, nel senso che ho giusto qualche micro brufoletto che ogni tanto si affaccia qua e là, ma veramente pochissima roba, e sono passata indenne, visto che sono 2 mesi che utilizzo questo prodotto, sono passata indenne attraverso 2 cicli mestruali, che quindi è il momento in cui se qualcosa deve fiorire sul mio viso, di solito fiorisce. Ecco, veramente io sono stra felice di aver potuto provare, e comunque continuerò sicuramente a usarla, questo prodotto qui, perché secondo me è fantastico. Tra l'altro, come vi ho già detto, lascia la pelle veramente come dire, opacizzata, e quindi è ottima anche come base per il trucco. Davvero, io anche di questo prodotto io non posso che parlarne bene. Mi sta soddisfando da tutti i punti di vista. Soddisfando o soddisfacendo? Dubbio omletico grammaticale. Vabbè, comunque avete capito. Sono molto soddisfatta di questo prodotto, che probabilmente tra tutti quelli che ho provato è quello che mi sta piacendo di più in assoluto. Altro prodotto, questo non mi è stato inviato, ma l'ho acquistato da Michele alla parafarmacia Cosmobio, perché da credo un paio di mesi, no, forse un po' meno di un paio di mesi, un mesetto più o meno a questa parte, ha iniziato anche lui a tenere i prodotti di natura, e qua io sono molto felice. Comunque ho acquistato questo scrub viso levigante purificante, questo dunque con microgranuli, ecco, di albicocca e mandorla. Sono proprio dei microgranuli, ma ce ne sono, vediamo se riesco a farvelo cogliere, chi lo sa, ecco, sono micro, ma ce ne sono tipo miliardi, per cui lo scrub è veramente anche in questo caso molto molto efficace, e come nel caso dello scrub corpo al caffè, la parte cremosa fa in modo che lo scrub non diventi troppo aggressivo, perché la parte cremosa va comunque a lenire e ad idratare la pelle. Anche questo mi sta piacendo tantissimo, veramente tantissimo. L'unica pecca dal mio punto di vista di questo prodotto sta nel packaging, e vi spiego perché. Adesso voi lo vedete un po' consumato, perché appunto l'ho preso poco dopo l'arrivo dei prodotti che mi sono stati inviati dall'azienda. Quando l'ho acquistato, il tubo era talmente pieno che quasi stava per esplodere, che quando io poi, vedete che qui c'è nel tappo c'è il cuneo, insomma, diciamo, per andare a bucare la parte in alluminio che chiude, che sigilla, diciamo, il prodotto. Ecco, nel momento in cui sono andata a fare questa operazione per iniziare ad usare il prodotto, era talmente sotto pressione che, cioè, ne è stato vomitato fuori per un bel po', e quindi soprattutto all'inizio ho sprecato un po' di prodotto, perché appunto era talmente sotto pressione questo tubo che non vedeva l'ora di uscire per iniziare ad essere usato, e quindi per forza di cose ne ho sprecato un po', perché ne veniva fuori più di quanto per me era necessario.
Però a parte questo, vabbè, piccolissimo problema di packaging, il prodotto al suo interno secondo me è fantastico, sono veramente molto 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 soddisfatta. I prezzi non li so, quindi vi metto sicuramente nell'info box il sito di Natura Equa, così potete andare a cercare tutte le informazioni del caso, eventualmente anche sui prodotti che io ovviamente non vi ho nominato, perché non è che li ho provati tutti, no? Vi dico un'ultima cosa su questi altri prodottini, perché mi erano state, dunque, una di queste mini saponette mi era stata omaggiata direttamente al Sana. Altre due mi erano state inviate insieme al pacco con le altre cose, con gli altri prodotti. Quindi ne avevo tre in tutto, ne ho utilizzate due di queste mini saponette che sono veramente una roba fantasmagorica. La profumazione è proprio il classico profumo di pulito, quindi veramente una buonissima profumazione. Dopo averle massaggiate sulle mani sotto l'acqua per tipo 5 secondi, questa saponetta inizia a produrre una schiuma super ultra morbida, quasi una mousse che vi avvolge le mani e ve le lascia assolutamente profumate e idratate. Per cui è veramente una saponetta fantastica. A proposito di mani, tra i vari campioncini ho avuto la possibilità di provare anche uno, io ve ne mostro uno, ma in realtà ne ho provati diversi, di campioncini di crema mani. Anche questa mi è piaciuta tantissimo e non escludo di poterla acquistare in un prossimo futuro, appena smaltirò un po' di creme mani che ho. Ultimo campioncino che vi faccio vedere è di questa crema protettiva per pelli sensibili. È una delle ultime uscite e presentate proprio al Sana quest'anno. Questa qui ho iniziato ad utilizzarla la sera, nel momento in cui avevo finito i campioncini della crema anti-aging della Puro Fi, che sapete, me ne ho già parlato, avevo due campioncini che mi sono durati uno sproposito di tempo, però alla fine sono finiti, ahimè. Finiti quelli, ho detto cosa mi metto sulla faccia la sera? Ero molto curiosa di provare questa cremina perché ne avevo già sentito parlare bene e confermo tutto quello che di positivo è stato detto. Idratante ma non pesante, si assorbe velocemente esattamente come quella opacizzante e purificante, però crea come una sorta di, mi viene da dire, pellicola protettiva in qualche modo. Infatti questa è adatta proprio per le pelli sensibili e chi ha la pelle particolarmente sensibile in questo periodo in cui comincia a fare veramente parecchio freddo, almeno qui al nord, sicuramente soffrirà, mi immagino, soprattutto in questa zona, perché anch'io che ho la pelle mista, comunque questa zona del contorno occhi e delle guance è quella che tendenzialmente tende ad essere un pochino più secca, magari con qualche accenno di cuprose, ecco. E trovo che questa crema sia veramente una manna dal cielo per chi ha questo tipo di problematiche, perché appunto l'impressione che mi dà è che crei proprio una sorta di barriera protettiva, senza però andare minimamente ad occludere i pori, a far sudare la pelle, assolutamente. E anche di questa ne basta veramente pochissima, infatti questo campioncino mi sta durando già da 10 giorni, penso, e non è ancora finito, per cui adesso lo rimetto lì tra le mie cose della skincare del momento. Bene, questo era tutto per quanto riguarda i prodotti che ho provato fino adesso di questo brand. Io ringrazio tantissimo il dottor Luigi Barbieri e ringrazio Elena che mi ha direttamente contattato via email per avermi dato questa possibilità. Per il momento io vi ringrazio, spero che questo video vi sia stato utile e se volete ci vediamo alla prossima. Ciao!